fashion blogger. In che cosa consiste? Il mio lavoro consiste nel prendere capi di abbigliamento, secondo il mio stile e il mio gusto, e di proporli al pubblico attraverso social network. È come se fosse una vetrina online. Chiunque potrebbe, anch'io potrei mettermi sul web, indossare degli abiti e proporli. Di piacere comunque al pubblico, e se più piace più vai avanti. E appunto, perché tu ritieni di piacere? Beh, dai follower, vedo che ho comunque molti like, quindi penso almeno di piacere. Gli stili devono essere sempre quelli giusti. Io ad esempio sono uno street style. Street style sarebbe uno stile più un po' meno classico e più da strada. Il look che cos'è? Un'arma? Una corazza? Una maschera? Cos'è il look? Una maschera dico no, perché comunque secondo me attraverso il tuo outfit puoi capire comunque la tua personalità. E proprio questa è la cosa bella, che tu puoi esprimere la tua creatività attraverso un outfit. Ognuno può esprimere la propria personalità e differenziarsi dalla massa. Ma quando è che il look può diventare invece un'ossessione e non farti essere più quello che realmente dovresti e vorresti essere? Beh, secondo me quando ti lasci trasportare da gusti che effettivamente non sono i tuoi. Cioè, per piacere alla gente magari indossi una cosa che a te non piace ed è una cosa che io non farei mai. Cosa non manca mai nel tuo guardaroba? Le scarpe sono la prima cosa. E poi sono molto importanti gli oggetti. Che oggetti fanno i particolari? Ad esempio un anello, un bracciale o un orologio, che mettono in risalto appunto gli altri colori che indossi. E questo bellissimo lavoro di promozione e di divulgazione su internet ti permette, tu sei una stella dell'economia, anche di avere un tuo personale profitto? Ovviamente. Cioè, tu ci guadagni da questo o ti diverti soltanto? Ovviamente, è nato come divertimento, perché comunque sai, inizi per scherzo, magari vai in un negozio, compri delle cose, ti fai delle foto e le posti così per scherzo. Io mai avrei pensato comunque di avere questo successo così in un anno. Ci sono dei pacchetti in base a quanti follower si hanno e quante visualizzazioni oppure hai sui siti web. Tanto è la tua percentuale. Sei alla dogana di un pianeta da colonizzare. Solo pochi esseri viventi potranno fondare questa nuova civiltà. Uno come te, un fashion blogger, perché dovrebbe passare questa dogana e colonizzare un nuovo pianeta? Un nuovo mondo serve qualcuno che comunque sappia della moda, oppure può dare qualche stimolo comunque a piacere, a vestirsi e a sentirsi se stessi. Ci dai qualche consiglio per essere vincenti sul web? Bisogna provare a fare le foto e provare a lasciare commenti sotto altre foto e vedere se si ha un riscontro. Quindi condivisione. Ci dici un po' quali saranno le tendenze della moda, allora, online nel prossimo periodo? Quest'estate saranno il blu elettrico, blu che è il nuovo elettrico, colore. Non mi dispiace. Che è bello, il blu molto acceso. Sì. Vabbè, il rosso che è già come l'anno scorso, arriva di nuovo anche quest'anno. Sì. E il giallo canarino. Ciascuno di noi nella vita deve risolvere delle difficoltà, deve superare dei problemi. Come si ci rende la vita più semplice? Secondo te? Niente è semplice, secondo me. Se non hai creatività, comunque devi usare la testa, non vai avanti. Però se fai tutto con tranquillità e ti poni degli obiettivi, secondo me li riesci a raggiungere. Quindi la semplicità è la tranquillità e il porsi degli obiettivi. Volevo congedarti, e tu devi congedarti però dai nostri ascoltatori e lettori, con l'SMS dei sogni. A chi lo mandi e cosa gli scrivi? Questo messaggio lo mando a Justin Bieber. Justin Bieber. Voglio dire, comunque gli faccio i miei complimenti e lo stimo molto, perché è uno dei pochi che come si è realizzato lui, nessuno è andato così avanti.